Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Io resto a casa. Anche qui a Barcellona stiamo cercando di rispettare le direttive imposte o comunque i consigli dati per la diffusione del coronavirus, che diciamo sono meno restrittivi rispetto all'Italia, anche se i numeri stanno cominciando ad essere un po' importanti anche qui. I suggerimenti sono di restare a casa, non c'è l'obbligo come in Italia, però noi ne stiamo comunque facendo tesoro, soprattutto la sera, per guardare film o cucinare assieme. Ne usciremo, sicuramente usciremo da questa situazione, o se non usciremo resteremo a casa, quindi restate a casa, divertitevi e cercate di trovare una soluzione anche allo smart working, quindi organizzatevi bene per il vostro lavoro. Un bacio, besos, adios. Ciao a tutti, io sto passando la mia quarantena godendomi la mia famiglia e mio figlio. Qui a Firenze la situazione è strana perché è una città ricca di persone, ma oggi, dopo 15 giorni che non passavo dal centro perché non ho lavorato in studio, sono venuta al lavoro e penso che chi vive a Firenze sogni di vedere una volta ogni tanto la città vuota, ma questo vuoto si fa sentire in questo momento. E è un vuoto che forse un po' scoraggia, però dall'altro lato è un vuoto di attesa per essere riempito di nuovo, quindi secondo me andrà tutto bene. Ciao! Allora, che cosa abbiamo fatto? Ripetiamo. Eccola, brava. Aspetta che devo scrivere, andrà tutto bene. Aspetta. Devo far scrivere, andrà tutto bene. Allora, fermo. Ferma qua. È hashtag, vero? Dobbiamo mettere l'hashtag, sì. Ferma. Aspetta. Tutti. Sì, non vi ho visto. Ora lo butto a terra. Allora, dobbiamo andare a prendere, aspetta. Hashtag come si fa, così? Boh. Là. Tutto? Mammi! Aspetta! Mammi! Per cosa l'abbiamo fatto questo arcobaleno? Per sconfiggere che cosa? Il coronavirus. Perfetto. E noi siamo sicuri che andrà come? Tutto? Bene. Tutto bene. C'è il sole. C'è il sole. Meno male. Saluto a tutti, Dio. Ciao ciao. Ciao. Il coronavirus! Oh no! Aiuto! Aiuto! Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro o per col raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare.